ottima prestazione dell'Amen Scuola Basket Arezzo che nella prima giornata di Coppa Toscana perde dopo un tempo supplementare 74-68 contro Valdisieve, formazione che milita in Serie C Gold un gradino sopra gli Amaranto. La partita della SBA assume ancora maggiori connotazioni positive considerate le assenze pesanti di Kirlis e Dolfi, ovvero i due giocatori che la società Amaranto ha ingaggiato per provare a lottare per la promozione. Dopo una prima parte di gara equilibrata, l'Amen allunga nel terzo quarto chiuso sul più 18 per i ragazzi di Delia. Nel quarto decisivo però, dopo aver toccato il massimo vantaggio sul più 20, le energie della sbanda vanno scemando mentre gli ospiti, galvanizzati da 5 triple, sono riusciti nell'incredibile rimonta. Canestro dopo canestro, Valdisieve impatta la gara con l'Amen che non riesce a capitalizzare l'ultimo possesso che avrebbe potuto dare la vittoria alla formazione aretina. Nel supplementare, i fiorentini hanno cavalcato l'entusiasmo della rimonta, chiudendo la gara con un parziale di 8-2 che ha fissato il punteggio finale sul 74-68. Buone comunque le indicazioni per coach Delia, in considerazione della qualità dell'avversario e dei giocatori a disposizione che hanno avuto il merito di dare tutto vedendo sfumare la vittoria solo nel finale. Sabato prossimo alle 21 l'Amen sarà ancora al Palasport Estra per la seconda giornata di Coppa Toscana. L'avversario sarà la Synergy Valdarno che come Valdisieve milita in Serie C Gold, categoria che l'Amen proverà a raggiungere in questa stagione. Una bella prestazione, una prestazione che aver firmato all'inizio sarebbe stata più che positiva. Ma cosa devo dire? Se devo essere sincero, ho visto un'altra squadra rispetto all'amichevole della scorsa settimana, insomma questa, cioè del mercoledì, perlomeno sull'atteggiamento. Se mi chiedi che se sono felice, no. Però è anche vero che siamo all'inizio, siamo a metà preparazione, ci sono ancora 4 settimane di lavoro da fare. Credo che come giochi in attacco, non so se sono stati fatti pochi o punti, insomma voglio dire non tanti. L'unica cosa secondo me di buono è che per tre quarti questa squadra, secondo il mio punto di vista, ha tenuto molto bene in difesa, se non ricordo male, tenendo a 39 punti una squadra di C-Gold da mezza classifica, non so ora quanto si siano rinforzati, ma insomma una squadra che onestamente, io te lo dico con sincerità, ero venuto qua a vedere questa partita con un'idea un pochino più pessimista vedendo la partita di mercoledì, però secondo me già vediamo anche un risultato di qualche giorno molto migliore dal punto di vista fisico, insomma, abbiamo tenuto tre quarti, poi loro si sono messi a zona e noi su questa zona presumo che il mister avrà da lavorarci un po', perché ci ha messo veramente in crisi, perché in un quarto abbiamo perso, se non vado errato, 22 punti e sta cosa non deve succedere, perché ma neanche nel mini basket a momento. Calo fisico più quindi, che tecnica secondo non lo so, me non, dovuto non lo so, calo fisico, ci sono i tecnici apposta, quindi è giusto che però onestamente diciamo, se vado a fare un'analisi diciamo completa della situazione, non sono per niente pessimista, perlomeno l'atteggiamento di ragazzi che comunque sanno benissimo che non avevamo le due bocche da fuoco che sono state prese apposta, insomma tenere una squadra di C-Gold fino alla fine facendogli pure un supplementare mi fa ben sperare, ecco.